Zero. Due punti. Teta appartenente. No, no, senza parentesi. No. Teta. Togli parentesi alfa. Teta appartenente ad AB. Chiuso. Contenuto in 0 pi greco. Sos. Lo di teta. Appartenente a 0 pi infinito. Di classe C. Calcolare l'area di uguale di grande parentesi graffa xy appartenente all'R4 tale che x è uguale R coseno di teta. R. Y uguale R seno di teta. Teta appartiene alla B. E R è 0. 0. Dirlo. 0, minore uguale di R, minore uguale di rho di teta. Questa è la ragazza. Abbiamo segnato, una funzione rho di teta di classe C1. Allora, segnando una funzione rho di teta, adesso viene automaticamente assegnata una curva. Ricorda che ha equazioni rho di cosen teta, rho di teta cosen teta, rho di teta sen teta. Abbiamo indicato questa curva con questo simbolo. Prendo. Rho di teta coseno di teta, rho di teta seno di teta. Questa è la vostra curva. Questo è l'angolo teta e questo è il vostro punto rho di teta, cosen teta, rho di teta, seno di teta. D'accordo? Una cosa che è il vostro insieme di? Insieme di è questa regione proprio. Questo è l'angolo A e questo è l'angolo B. Sono i punti xy, x uguale ad r cosen teta, y uguale ad r sen teta, fissate l'angolo teta, il vostro punto, la distanza del vostro punto dall'origine deve essere più piccolo di, questo è rho di teta, la distanza del vostro punto dall'origine deve essere più piccola di rho di teta, quindi sarà tutto questo segmento appartiene al vostro punto. Calcoliamo l'area di questa regione usando le formule. Usiamo questa formula, d'accordo? Per calcolare l'area di questa regione dobbiamo parametrizzare la frontiera fatta da tre curve, da questo segmento
questa forma è questo terzo secondo. Non c'è dubbio. Allora ragazzi, chi ha la frammentazione di questo segmento? Dobbiamo trovare l'ascissa di questo punto. Questo punto, qual è la distanza di questo punto dall'origine? Quanto era questa distanza? Rho? No, questa qua è rho. Questa distanza è rho di alfa. D'accordo? Quindi quanto sarà la proiezione di questo punto? E questo è l'angolo, quest'angolo è l'angolo A. D'accordo? Quindi qual è la proiezione di questo punto sull'asse X? Rho di A, cos'è rho di A? Quindi la prima curva è F1, ossia F1, due punti, a T appartenente a 0, rho di A, coseno di A, associa. Ragazzi, qual è l'equazione di questa retta? Questa retta passante per l'origine, chi è il suo il coefficiente angolare di chi è? La tangente di A. Quindi questa grafica è la funzione tangente di A per T. Quindi la curva sarà T virgola tangente di A T. Perfetto. Poi, e questa è orientata F1, F1 al verso giusto. Poi, quest'altra curva F2, F2 lega a T appartenente ad AB, associa rho di teta cosen teta rho di teta sen teta. E anche questa parametrizzazione è il verso giusto. D'accordo? Poi c'è quest'altro segmento. Questo chi è questo punto? La distanza, la lunghezza di questo segmento quant'è? Rho di B. Quindi la proiezione di questo punto sarà rho di B, questo è di B. Questo è di B. Quindi tale che a T appartenente a a T appartenente a 0. Rho di B, l'angolo di B. Quest'angolo qua è D. Pensavo l'angolo 1. Allora che sì. Questo è B. Così. E A è quest'angolo, scusate, c'è tutto il contrario. E A è quest'angolo, questo è B. Associa. Chi è l'equazione di quella rete? T tangente B per T. L'unica cosa, ragazzi, questa parametrizzazione non individua il verso esatto di questo segmento. E con questa parametrizzazione stiamo salendo lungo questo segmento. Noi dobbiamo andare lungo la curva, nel verso antiorario, quindi dobbiamo scendere. Quindi dobbiamo prendere una curva equivalente a F3 con verso. Allora, prendiamo quella formula. Quindi cosa è uguale. Spezziamola nei vari... E c'è scrivere qui? Sì. Questi di alzare, prima di alzare. Beh, ma c'è ancora spazio per questo, non è una. Partiamo, vai. Allora, l'integrale, allora la misura di D è uguale ad un mezzo. Spezziamo l'integrale sulle tre curve. L'integrale di x dy meno y dx su phi. Poi più un mezzo, lasciamo che faccia la parete su un mezzo stato, più l'integrale su phi 2
di x di y meno di y di x più l'integrale su di 3, no scusate, meno l'integrale su di 3 di x di y meno y di x. Questo è uguale a con una maniera la ultima un mezzo l'integrale, allora su fi 1 è l'integrale tra 0 e lo di a cosino di a. Allora, cosa dobbiamo fare? A x dobbiamo sostituire la prima componente che è t, t. A dy dobbiamo sostituire la derivata della seconda componente. La seconda componente quant'è? 1 su 1. No, che è 1. No, comunque, ragazzi, questa è la costante. Tangente di a è una costante per t. Quindi la derivata è la tangente di a. Via. Poi, meno. Quello su sia posto y tangente di a, secondo me è la curva tangente di a per t di, a posto di x deve mettere la derivata della prima componente della derivata di t è 1, tutto questo in dt, ok, tutto la parentesi in dt, d'accordo? Allora, se facciamo vedere 0 fino a di a meno tangente di a per t che fa 0, sì. Va bene. Più l'integrale su fi 2 l'integrale tra i b al posto x dobbiamo mettere ρ cosen teta, ρ di teta, ragazzi, ρ di teta, abbiamo cambiato ρ di teta coseno di teta, poi dobbiamo mettere la derivata della seconda componente. Dobbiamo fare la derivata di questa funzione, quindi ci abbiamo questa derivata per tau quadra lo primo di teta per seno di teta e più ρ di teta per il coseno di teta, questa qua più no, su almeno, su almeno, continuiamo qua su un altro. Su di qua, meno. Sempre continuando dentro l'integrale, ragazzi. Stiamo. Meno. Al posto di y dobbiamo mettere roteta seno di teta. Per devo tirare la derivata, la prima comprende la curva. Quindi parentesi qua. Lo primo. Coseno di teta meno ρ di teta seno di teta, mettici qua le parentesi graffe, una parentesi graffa qui, una parentesi graffa qui e metti più no più l'integrale l'ultimo a meno si sì, meno su meno l'integrale su fi 3, quindi l'integrale qui qua su fi 3 integrale tra 0 e ρ di b a posto x cosa di retta? Sì. T la derivata della seconda componente è tangente di b meno a posto di u se devo mettere il tangente di b per t la derivata di t è 1 per parentesi qua e tutto è moltiplica e chiudo questa parentesi qua e questa parentesi qua c'è qui in mezzo davanti a tutti, faccio un mezzo qui e metto un mezzo pure questa quantità fa 0, scusa, guardate ragazzi, quindi questo lo possiamo togliere e questo lo possiamo fare. Mi trovate? Ci sono 5 punti. Vuoi scegliere là? Scusa.
cosa esce fuori? Viene un mezzo, l'integrale tra i b. Guarda ragazzi, cosa vedete? Rho theta, rho primo coseno seno, e qua ci sta rho primo seno coseno cosegno meno, e se ne va. Trovate? Poi cosa resta? Resta rho quadro coseno quadro più rho quadro sen quadro, resta giusto rho quadro. Rho quadro di teta. E questa è l'area di questa regione. D'accordo? Ok. Chi vuole venire? Sì, volevo dire differenziale. Perché stiamo salendo il PD di teta? Scusa? Perché stiamo salendo il PD di teta? Ah, di teta! Ah, sì, te l'hai chiamato con T? Sì, perché questa curva l'abbiamo parametrizzato. Hai ragione, scusa. Fate la cosa? Ecco qua. Metteteci teta qui e ci ritroviamo. Perché stiamo negando il parametro, però abbiamo negato qua qualche teta, d'accordo? Chiamatelo teta, abbiamo negato teta il parametro qui dentro. Questo. Qua abbiamo chiamato T il parametro, qui abbiamo chiamato T, ma mettete T così di troviamo. Chi vuole venire? Qualcuno vuole venire, ragazzi? Tu vuoi venire? Scusa? Sì. Siamo qua agli integrali doppi, agli integrali, scusa, integrali fritti. Segnate i numeri reali positivi. Considerate il solido che ha per facce questi tre, questi quattro triangoli. Cioè il triangolo sul piano XZ di vertici A, 0 e C. D'accordo? A per lato del piano YZ, il triangolo di vertici 0, BC, poi nel piano XY, il triangolo di vertici A, 0, B, e poi questo triangolo che scende, ACB. Questa è la vecchia busta di latte della centrale. Qui siete giovani, non l'avete conosciuta. D'accordo? Una volta la cosa di busta di latte. D'accordo? Calcolare il volume di questo solido. Si chiama con T, questo solido.
La prima cosa da fare, ragazzi, questo qua è un dominio normale rispetto a tutti i bianchi. La comodità vediamo come dominio normale rispetto al bianco di XY. D'accordo? Indichiamo con D questo triangolo di basi vertici A0B. Dobbiamo scrivere quindi chi sarà il vostro insieme. Le terre x, y, z, tale che x, y stanno in D. E z dove vale? Tra le funzioni alfa e beta. Alfa che è la funzione z uguale 0 e beta è la funzione il cui grafico è questo piano. Io c'è l'equazione di questo piano. D'accordo? L'equazione del piano com'è? In generale. Da alfa, no, alfa x. La parte senza parentesi. Alfa x più beta y più gamma z più delta uguale 0. D'accordo? Ragazzi, però il nostro piano non passa per le origini, quindi sicuramente delta è diverso da 0. Quindi possiamo dividere ambi i membri per delta e rinominandole i coefficienti otteniamo l'equazione chiamando alfa su delta richiamandolo a alfa, beta su delta chiamandolo a beta, otteniamo l'equazione del tipo alfa x più beta y più gamma z più 1 uguale a 0. D'accordo? Imponiamo che questa equazione, che questo piano passa questi tre punti, quindi deve verificare, deve passare i punti coordinati a 0, 0, quindi deve essere alfa più 1 uguale 0. Guardate, se prendete questo punto a coordinate a alfa, scusa, questo punto a coordinate a 0, 0, ricordate che questo punto appartiene al piano, quindi a alfa a più beta 0 più gamma 0 più 1 uguale 0 deve essere uguale a 0, e quindi ottenete che alfa a più 1 deve essere uguale a 0. Similmente prendete gli altri due punti che appartengono, quindi deve essere beta b più 1 uguale a 0 e gamma c più 1 uguale a 0. D'accordo? Ma quindi creiamo i coefficienti, questo è sicuramente scritto. A, scusa, alfa è uguale alfa uguale a meno 1 su A, beta è uguale a meno 1 su B, gamma è uguale a meno 1 su C. D'accordo? Quindi il piano passare dei punti di coordinati A 0 0 0 B 0 0 0 C si scrive così. Equazione, allora 1 su A meno 1 su A per X meno 1 su B per Y meno 1 su C per Z 1 più 1 uguale a 0. Questo lo avete a scrivere esplicitando Z. Z è uguale a 1 meno x su A meno y su B tutto tra parentesi che moltiplica C. Li trovate? Sì, sì. Quindi adesso possiamo scrivere, possiamo cancellare queste, ragazzi? Possiamo cancellare? Sì. No, questo sì. No, questo non faccio, questo qua. Allora, chi è il nostro insieme T? T. È l'insieme delle terre x di y z appartenenti ad R3, tali che
la coppia x y appartiene a D, d'accordo? Piccola. Z dove sta? Non ho capito, ma cancellato quello. Z dove sta? Però non c'era ancora. Ma questo puoi cancellare, basta lasciare Z. Z è compreso dalle funzioni alfa di xy e beta di xy. Alfa di xy che è la funzione 0. Quindi 0 minore uguale di z, che è minore uguale la beta di xy, che è con l'equazione qui grafica per piano. Quindi c, c, la vetta 2, 1 meno x su a meno y su y. D'accordo? Sono un figlio di normale rispetto al piano di y. Ok. Allora abbiamo che la misura di t, che è l'integrale triplo su t di 1 di x di y di z. Che è uguale. Applicando la formula di riduzione, l'integrale doppio su d. L'integrale tra 0 e 1 meno x c che moltiplica 1 meno x su a meno y su d dz, chiuse parentesi, dx di y. Che è uguale all'integrale doppio su D quindi viene quando integrale così di Z viene questo meno questo che è soltanto Y C aperta tonda 1 meno X su A meno Y su B di Y dx di y, scusa. D'accordo? Adesso ci hanno ricondotto un integrale doppio su d. D è un dominio normale sia rispetto all'asse x che rispetto all'asse y. Abbiamo un dominio normale rispetto all'asse x, per esempio, stessa cosa rispetto all'asse y. D, quello stiamo scrivendo? Okay. D è uguale. Insieme delle coppie x e y. Appartenente ad R4, tale che x è compreso tra 0 e A, quindi 0 maggiore o uguale, maggiore uguale, minore o uguale di A. Invece l'equazione di questa retta, questo x uguale ad A sta in 0, d'accordo? Quindi l'equazione che è data? Come si chiama? Y maggiore o uguale di 0 e minore o uguale di x meno a che moltiplica meno b su a. Scusa. Mettici meno a b su a. Per x uguale a 0 vale 0, per x, scusa, per x uguale a vale 0, per x uguale a 0, per x uguale a 0 viene a su a se vale b, vale, d'accordo? Vale. Ok, allora con l'interno come si scrive questo punto? Viene, continuiamo là, viene integrale tra A e B, no, cancella l'integrale, prima con l'illusione, integrale tra A e B.
Come l'integrale, stessa rotonda, l'integrale tra 0 e a meno x, scriviamo, 0 meno a meno x, che moltiplica b su a di c per catodo 1 meno x su a meno y su b più catodo di y di y. D'accordo? Vai, ma scusa, scrivo un po' per sinistra. Vi trovate, ragazzi? Non dovrebbe essere tra 0 e A il, anziché A e B? Tra 0 e A, scusa, hai ragione, tra 0 e A, scusa. Grazie. Tra 0 e A. Allora, questo viene, ci lo portiamo fuori. C. L'integrale tra 0 ed A. Ora questa integrale qui avete 1 meno x, allora 1 meno x su A, che non dipende, questo integrale lo spezzate, l'integrale di questa funzione più l'integrale di quest'altra funzione, d'accordo? L'integrale di questa funzione non dipende da y, quindi vado a fare l'integrale di questo, viene 1 meno x su A per questa quantità. Vi trovate? Quindi viene 1 meno x su a tra parentesi che moltiplica a meno x tra parentesi per b su a. Vi trovate, ragazzi? Poi meno questa è l'integrale, chi è l'integrale di y? Y quadrato, quindi viene meno meno allora meno 1 su 2b y quadrato, al posto di y possiamo sostituire questa quantità direttamente, possiamo sostituire, ragazzi. Vogliamo anche rimarci il passaggio. Lo scriviamo? Per vedere questa y al quadrato mezzo. A posto di y dobbiamo metterci questa meno che questa 0 vale 0, quindi soltanto questa quantità qua. Quindi sta a posto di y, non c'è la y, metti b su a per a meno x tra parentesi. Ah, metti b al quadrato, su a al quadrato, questa la parentesi al quadrato, quindi x. Ti trovi, ragazzi? Sì. Con i conti? Ok. Questo è uguale a c. Allora, ragazzi, facciamo questa, spezziamo, questo viene c per b su a, c per b su a. Pensiamo questo integrale di un integrale. Allora, vediamo un po', viene l'integrale tra 0 ed A. Viene A meno X, poi viene meno X, meno X, come faccio? Sto facendo meno X qua, per A viene meno X, più X quadro. Vi trovate, ragazzi? Poi cosa resta? Meno c, non in questo in dx, tutto questo in dx, più ripeti la parentesi, questo in dx, meno c, poi ci sta b e b, questo lo stiamo semplificando, d'accordo? Quindi meno c per un mezzo per b su a 4, b su a 4 per vabbè, questo lo stiamo lasciando pure, faccio mettere comunque l'integrale, ma non è più x quadrato fratto a, a meno x più x quadrato fratto a,
perché sarebbe sì. meno x su a per meno y. Qua c'è il fratto a grazia. Non so. Ok? Poi integrale tra 0 e a di a meno x, lasciamo a meno x al quadrato. Quindi x. Li trovate? Due conti? Seguite ragazzi, così uguale, così vediamo, diciamo che non li correggete. Uguale. Ragazzi, questo non è altro che meno x e meno 2x. Quindi è uguale. Siamo c qua sotto sto andiamo bene. È uguale. C per b fratto a. Allora, quando integriamo questo, viene a per a a 4. Aspetta, parentesi dopo. A 4. Vi trovate? Sì. Poi la primitiva di questo è x quadro mezzi. Il 2 se ne va, sa meno a 4. A 4. D'accordo? Poi la primitiva di questo è x al cubo terzi, quindi mettici più un terzo a sotto, anzi. Per a al cubo sotto. D'accordo? C'è C di B. Chiuso parentesi? Meno. Allora meno C per un mezzo B a 4, guarda questo mezzo, la derivata di a meno x è meno 1, quindi faccio un segno più qua, devo fare la primitiva di questo che viene a meno x al quadrato, a meno x al quinto, scusate, fratto 3, calcolato tra 0 e a. Vi trovate ragazzi? Eh? Sì. Che è uguale. Allora qui ragazzi a quadro e a quadro se ne vanno, quindi questo questo a e questo un terzo cba resta un terzo cba abc. Più allora un mezzo che cosa ci sta qua b bc fratto a 4 nel punto a questo fa 0 nel punto 0 nel punto a questo fa 0 nel punto 0 viene al cubo terzi per al cubo terzi. Che è uguale. Allora questo continuiamo con questo. Abbiccio. Qua secondo me però ci starà. Che è uguale? 3 sesti, no? Che è uguale? Ci abbiamo fatto bene i punti. Se abbiamo fatto qualche errore di calcolo durante i passaggi. In mezzo al vince. D'accordo? Non mi quasi devi un mezzo di un altro coefficiente. A, B e C è sicuro, non mi ricordo se questo coefficiente è quello giusto. D'accordo? Vai a controllare se c'è qualche errore di. Ok, cancello. Vi trovate? Qualche errore trovate? Aspetta, scusa. A cubo terzi ci dovrebbe essere meno. No. Perché la derivata di A meno X è meno 1.
D'accordo? No, quello la sostituzione nel parentesi quadro. A meno x. Qua? Se lo guardiamo in zero. Ok, andiamo in meno. Ah, sì, hai ragione, sì. Ah, questo qua, nel punto A fa 0, nel punto 0 ci vuole un meno, quindi questo verrebbe in sesta. Grazie, voi mettete qua, un terzo, un sesto, un sesto. Ci vuole andare alla bagna? Ragazzi, su per giù, avete la semisfera, d'accordo? Di centro origine è raggio 1. La semisfera che sta posta per le z maggiori di 0. Poi questa è l'equazione del cono, z uguale alla radice di x quadro più y quadro. Chi è il vostro insieme? Il vostro insieme di è il dominio che ottenete togliendo dalla sfera, dalla semisfera superiore, dicendo origine e raggio 1, il cono, quel cono. D'accordo? La parte interna a questo modo. Ragazzi, siamo, aspetta, non scrive. Qua avete una semisfera. Vedete la sfera di centro origine e raggio 1. Considerate la semisfera che si trova nel semispazio z maggiore di 0. E a questo gli dici questo punto. Dove questo segmento, qua nel senso, vedete, se fate la proiezione di questo cono nel piano x, y, z, questa è la retta z uguale a y, d'accordo? Quindi questa qua è la retta z uguale al modulo di y, vedete qua di x uguale a 0, qua dove z uguale alla radice di y, qua quindi z uguale il modulo di y, perché l'equazione di questa forma. Questa forma. Allora ragazzi, usiamo le coordinate sferiche nello spazio. Un punto. Questo
lo individuiamo con tre quantità. Rho è la distanza di questo punto dall'origine. Questo è il nostro punto di coordinate x, y, z. D'accordo? Con φ devo andare l'angolo compreso tra 0 e pi greco formato dal segmento che unisce i punti x, y, z con l'origine con l'asse z. Phi vale tra, in generale vale tra 0 e pi greco. E con teta che cosa fate? Vedete questo punto proiettato nel piano x, y. Questa è la proiezione di questo punto del piano x e y. Indicate con teta l'angolo, collegate la proiezione di questo punto con l'origine, considerate questo segmento, e considerate il teta dell'angolo formato da questo segmento con l'asse di x, che vale tra 0 e 2 y. D'accordo? Dobbiamo scegliere le coordinate x, y e z in funzione di questi tre parametri. Rho, fi e teta. Allora subito possiamo, chi è z? Rho coseno di teta, di teta. Z fi, z è uguale a rho coseno di fi. La proiezione di questo punto è l'asse z, questo è l'angolo fi, seno fi. Poi queste cose, ragazzi, coseno di fi, questo è roseno di fi, quindi roseno di fi, questo è altro che roseno di fi, seno di fi, questo segmento, questo segmento. Quindi la proiezione di questo punto sull'asse x è roseno di fi coseno di, coseno di teta, quindi x è uguale a rho seno di fi coseno di teta. Y che cosa sarà dato invece? Y rho seno di fi seno di teta. D'accordo? Allora ragazzi, nel nostro caso vediamo un po'. Rho dove varia? Rho dove varia? Tra 0 e R. Tra 0 e R. Rho, vediamo questo qui. Rho appartiene, appartiene l'intervallo 0, nel caso, nel nostro caso è 1, abbiamo preso la sfera di raggio 1, 0 e 1. Fi dove varia? No, da qua partiamo e arriviamo qui, e fi è quest'angolo, partiamo da qui e arriviamo qui, da pi greco quarti, da pi greco quarti e pi greco mezzi, quindi qui lasciamo tutto, lasciamo spazio per altre cose. Alza fi appartiene a 0 pi greco, no scusa, pi greco quarti, pi greco mezzo, pi greco mezzo. Teta a che appartiene? A 0 pi greco, pi greco. Ragazzi, questa applicazione, anche questa è una nettina. In questo caso, almeno in questo caso, quando zero, zero, teta uguale a zero, teta uguale a doppia, ai stessi valori in questo caso, no? Però abbiamo visto che non ci importa, questi insieme misurano nulla, e quindi non influiscono sull'integrale, quindi non ci interessa tutto questo. Per calcolare la matrice jacobiana e calcolare il determinante della matrice jacobiana. Quando facciamo, se calcolare la matrice jacobiana, stiamo attenti, ragazzi, a calcolare. Allora, dobbiamo fare, ragazzi, questa è la prima, questa è la x, d'accordo? Dobbiamo fare la derivata rispetto a rho,
rispetto a phi e rispetto a teta, d'accordo? Della x. La derivata rispetto al rho chi è? Seno di phi coseno di teta. Scusate ragazzi, prima di fare questo dobbiamo fare la trasformazione. Vediamo, siamo qui, G. G. Due punti. Rho, virgola, fi, teta. Appartenente a T. T che è uguale, T è uguale a 0, 1 tra parentesi qua prodotto per primo quarto e primo mezzo. Per 0 più 3 associa freccia, no freccia, allora associa rho seno di fi coseno di teta, rho seno di fi coseno di teta, rho seno di fi seno di teta, prendi dopo, virgola, rho seno di fi seno di teta, rho coseno di fi, chiusa con appartenente, come viene chiamato il nostro insieme di appartenente a D. Questa è di classe C1, le suddette non iniettive, però abbiamo visto che non iniettive almeno l'insieme misura nulla, quindi non fa niente. La fascia del diventa una matrice jacobiana di G, questo è qua. Allora, sappiamo io che fare. Allora, la derivata di x rispetto a rho, cosa viene? Seno di fi coseno di teta. La derivata di x rispetto a phi cosa viene? Rho coseno di phi coseno di teta. Devi scivolare un attimo, devi scivolare anche così. Poi rispetto a teta meno rho seno di fi seno di teta, d'accordo? Passiamo alla y. La derivata rispetto a rho di y fa seno di fi seno di teta. La derivata rispetto a fi fa rho coseno di fi coseno di teta. No, seno di teta. Mettilo un aspetto qua sotto. Rho coseno di fi seno di teta rispetto a teta fa rho seno di fi coseno di teta. Non seno di fi. Coseno di teta. Poi la z rispetto al rho fa coseno di fi. Coseno di fi.
rispetto a fi meno rho seno di fi meno rho seno di fi seno di fi fisco rispetto a teta fa zero. D'accordo? Sì. Quindi a calcolare i determinanti di questa matrice, matrice di sbatti, quindi a calcolare. Facciamo i conti. Mettiamolo qua, vai. Allora ragazzi, cosa dico? Allora questo, per questo, per questo, fa zero. Questo, questo, per questo, per questo, quindi ci sta, meno per meno più. Più. Però zero non è troppo. Rho quadro, ragazzi, quindi potete voi, facciamo per rho quadro. Allora, da seno al cubo di fi sin quadro teta. Guardate ragazzi, 1, 2, 3. Seno al cubo di fi. Seno al cubo di fi sin quadro teta. D'accordo? Sì. Poi ci sta 1, 2 e 3. Rho quadro. Più rho quadro. Allora, poi ci sta coseno al quadrato di teta coseno al quadrato di fi per seno di fi coseno al quadro coseno al quadro coseno al quadro seno, d'accordo? Sì. Poi sta diagonale secondaria meno per meno più quindi ci sta rho al quadrato sen quadro teta coseno quadro fi seno di fi quindi coseno quadro teta coseno quadro fi seno di fi, d'accordo? Poi sta questo che è più rho quadro seno al cubo di fi coseno quadro teta d'accordo? Li trovate? Sì. Questo è uguale. Allora ragazzi, qua vedete rho quadro, se inquadro al cubo fi, se inquadro teta, più coseno quadro teta resta se rho quadro sino al cubo di fi, sommando il primo e l'ultimo, no? Quindi rho quadro seno al cubo di fi. Poi il secondo e il terzo resta più rho quadro più rho quadro seno di fi. Coseno quadro fi. Seno di fi. Coseno quadro fi, coseno di fi. Trovate? Sommando il secondo e il terzo. Questo è uguale. Rho quadro. Seno di fi. Quindi rho quadro seno di fi. Sì, sì. D'accordo? Sì. Ragazzi, questo si annullerà pure. Abbiamo detto nulla quando è uguale a 0, quando diciamo, quando fi è uguale a 0. Quando è uguale a pi greco. Vabbè, quando insieme dove si annulla, in ogni caso, abbiamo visto stati insieme dove si annulla, a misura nulla, secondo le vere, quindi non ci dà problemi. D'accordo? Secondo Giordano. Piano Giordano. Quindi abbiamo fare del reale matrice jacobiana. Quindi possiamo calcolare il nostro integrale. Ragazzi, possiamo lasciare tutti questi conti? Avete copiato? Sì. Lasciamo soltanto lo quadro seno di fi. No, questo no.
cancellare questo. Questo lascia stare. Quindi chi siamo adesso? L'integrale triplo. Su D. Di x quadro, più sono quadro più z quadro. Di x e y sono di z. Facendo il cambiamento di variabile è uguale integrale triplo su t. Allora ragazzi, andate alla sostituzione x quadro più y quadro più z quadro, cos'è proprio? Rho al quadrato. Rho al quadrato, cioè sostituite a posto di x questa espressione, a posto di y questa, a posto di z questa, x quadro più y quadro più z quadro è altro che rho quadrato. Dovete moltiplicare che cosa? Per il modulo determinante della matrice jacobiana. Quindi per rho quadro seno di fi. No, devi moltiplicare per rho quadro seno di fi. Sì. Devi moltiplicare per rho quadro. Questo rho quadro esce da qua, vedi? Sì. E se devi moltiplicare questo qua. Rho quadro per. Per rho quadro seno di fi. In del rho del fi del rho. Che è uguale a questo punto, stiamo su un epipeda pensiero normale, applichiamo le formule e insieme normale rispetto a tutti i piani, sia rho sia teta che fi. Qui possiamo applicare come vogliamo noi le forme di riduzione, applichiamo rispetto a queste qua. Integrale, allora dove varia? Fare tutti i passaggi precisamente, dobbiamo fare allora facciamo 0, 1 no, scrivo così, scrivo su 0, 1 per pi greco quarti, pi greco mezzi. Vediamolo come domino normale rispetto al piano rho fi. D'accordo? Teta dove varia? Qua. Integrale tra pi greco qua. Integrale tra pi greco quarti. No, questo lo stiamo scrivendo, sta per la forma di riduzione, no? Pi greco quarti e pi greco mezzi. No, scusa, teta da 0 per pi greco, scusate. Teta da 0 per pi greco. Due pi greco. Rho la quarta. Seno di fi. De teta la parentesi del rho di fi. Che è uguale integrale 0, 1 questo è di ora di 0, 1 per pi greco quarti di rho mezzi. Thank you.
Allora ragazzi, questo non dipende da te, dovrò fare pure dell'integrale, quindi do la quarta per più pi greco seno di fi integrale tra 0 e 2 pi greco di te teta e 2 pi greco per 2 pi greco in de log teta. Che uguale applicare la formula di riduzione, vediamo qua sopra, cancella con il rod del fi, scusa, del fi, grazie. Qua viene integrale tra, prendiamo un'illusione, tra 0 e 1, integrale tra 0, tra pi greco quarto e pi greco mezzo. Pi greco mezzi, allora di 2 pi greco, 2 pi lo possiamo portare fuori dall'integrale, fuori a tutto, fuori a tutto, la costante 2 pi greco, resta rho alla quarta seno di fi, de fi, no, seno di fi, de fi, la messa parentesi, vero, che uguale a 2 pi greco l'integrale da 0 e 1. Allora non no la quarta portate fuori dell'integrale che sta integrando in de fi, non la quarta, la primitiva del seno chi è? Meno coseno, quindi coseno di fi calcolato tra parentesi quadre tra sì, proprio meno parentesi. Tra pi greco quarto e pi greco mezzo pi de rho che è uguale a 2 pi greco il coseno del punto pi greco mezzo quando va? 0. Il coseno del punto pi greco quarto radical 2 mezzi, quindi viene più radical 2 mezzi, possiamo farlo fuori, no? Però senza togli. Radical 2 mezzi. Poi viene integrale tra 0 e 1 di rho alla quarta, quindi rho alla quinta mezzi. Quindi rho alla quinta, rho alla quinta quindi. Rho alla quinta quindi. No, fuori, cioè passiamo a rho alla quinta. Diviso 5. Tra 0 e 1. Quindi è uguale a pi greco radical 2 no, per un quinto, ok? D'accordo? Ok, grazie. Si può venire? Tu sei uno? Sì. Chi è che non mi ha visto, ragazzi? Tu sei uno? Io. Un po' di lezioni fa, però. Un po' di lezioni fa, chi è? Tu sei uno? Non vuoi venire? Non c'è, ragazzi.
piccoli punti. X quadro più Y quadro dx e y del z. Lo vediamo insieme. Uguale. Ma si dà x, y, z. Appartenente R3. Quale è x quadro più y quadro. Che è minore uguale a 0. Quindi la z è maggiore uguale di 0. Quindi dall'altro lato c'è 0 minore uguale di più minore uguale di x più y mezzo più z meno 3. No, scusa. Z è minore uguale di 3 meno x meno y mezzi. Ma questo è cos'è? Insieme x quadro più y quadro meno uguale di 1 è cos'è? Siccome z non è specificato, vuol dire saremo un cilindro, d'accordo? Se avete notato questa equazione, x, y, z, guardate che x uguale più y quadro è minore uguale di 1, questo è il cilindro, cioè il cilindro infinito di base, il cerchio di centro di raggiunto. La z è limitata, la z è limitata da 0 e questa è l'equazione di un piano. È un cilindro tagliato con un piatto per giù. Cioè, è quello, i disegni sono per giù. D'accordo? No, no, ragazzi, questo vorreste farlo. Questo è un dominio normale, d'accordo? Fatelo a casa. È un dominio normale rispetto al piano XY. D'accordo? X, Y sono puri e Z vari per queste due funzioni. Fatelo in questo modo, come dominio normale. Adesso vediamo, facciamo una trasformazione. Passiamo a coordinate cilindriche. Coordinate cilindriche. Vedete un punto individuato con tre parametri. Z è la sua altezza. Poi proiettate questo punto nel piano XY, indicate con ρ la distanza di questa proiezione dall'origine e con θ l'angolo formato dal segmento lunghezza, grosso segmento lunghezza ρ con l'asse L. Quello di lì. No, non è quello di lì. Prima rho è la distanza, prima rho è la distanza del punto, del punto, del vostro punto. Prima rho è la distanza del vostro punto dall'origine. Adesso invece rho è la distanza della proiezione del vostro punto, del piano x e y dall'origine. D'accordo? Ok, quindi come si esprimono x, y, z in termini di queste tre quantità? Allora, x è cosa uguale? A rho cosino di teta. Y uguale a rho seno di teta. E z uguale a z. Nel vostro caso teta dove varia teta? Teta varia tra 0 e 2π.
Lo varia tra 0 e 1. Adesso z, z dove varia tra 0 e maggiore uguale, maggiore uguale di 0 ed è minore uguale, sostituito qui al posto di x e y rho cosin teta, rho sin teta, quindi viene 3 meno rho cosin teta meno rho sin teta. D'accordo? Quindi il vostro insieme t, chi è? T è uguale insieme terne x, y, z appartenente ad R3 tale che no scusate no rho teta no x, y, z rho teta e z appartenente R3 tale che rho rho teta rho virgola teta appartengono a 0 2 pi greco no 1 0 1 scusate mi sbagliavo 0 1 per 0 2 pi greco d'accordo? Sì. Mentre virgola 0 è meno uguale di 0 meno uguale di 3 meno rho cosine di teta meno rho seno di teta. Quindi t è un dominio normale rispetto al piano rho teta. Le due vostre funzioni, questa è la vostra funzione alfa di rho teta e questa è la vostra funzione beta di rho teta, da calcolare questo è t. Chi è G? Tale chi? A. Rho teta z. Appartenente a T. Associa. Aperta tu. Rho cosin teta. Rho sin teta. Z. Questo è di classe C1 e su T non è iettiva, però non è iettiva meno insieme tra nullo, quindi no. Quindi no, era x uguale a rho cosin teta, rho sin teta, z uguale a 0. Z uguale? Z. E anche c'è 0. Z, scusa. Grazie. Z uguale a 0. Non 0. D'accordo? Ok, dobbiamo calcolare? Quindi questa è iniettiva, almeno insieme di misura. Dobbiamo calcolare il determinante della matrice. Ecco qui. Ok, calcoliamo. Siamo qua, J è uguale nel punto, rho teta z. Devo fare la derivata della prima componente rispetto al rho viene coseno di teta. Di teta. Rispetto a teta? Meno seno di teta. Rho seno di teta. Rispetto a z? Zero. Zero. La seconda componente. La derivata rispetto al rho? Seno di teta. Seno di teta. Rho coseno di teta. Rispetto a teta? Rho coseno di teta. Cosa di te rispetto a z? Zero. La terza componente rispetto a zero. Al rho 0 rispetto a te 0 rispetto a z. Fate il determinante. Cosa viene? Rho cosa in 4 più rho sin 4 rho uguale rho. No.
D'accordo? Sì. Quindi non sarà sempre, quindi sarà uguale a zero, la posizione di nessuna nulla, non ci interessa, non stiamo facendo. Tutto questo. Ok, allora. Cancelliamo questo disegno. C'è anche questo. Allora questo è l'integrale triplo su t. X quadro più y quadro, che cos'è? È proprio? Lo quadro. Y quadro è proprio. Lo devo moltiplicare poi per il modulo di determinare la decimale giacobiana per rho cubo. Quindi rho del tetto di z. Applichiamo le formule di riduzione, questo è uguale all'integrale doppio su 0, 1 composto 0, 2, 3 per 0, 2, 3 allora, nell'integrale tra 0 e 3 meno rho cosine teta meno rho seno di teta di rho al cubo di 0 tra parentesi del rho per teta che è uguale allora l'integrale su 0 1 per 0 2 pi greco però al cubo devi portarlo fuori quindi cosa è se 3 aperta 2 3 meno rho cosine di teta meno rho seno di teta mezzo in no del rho di teta che qua facciamo i condotti quindi al dominio normale del piano applicare la propria riduzione del piano. Questo è uguale all'integrale tra 0 e 1. Pertanto, l'integrale tra 0 e 2 pi greco. Cosa ci sta? 3 rho al cubo meno 3. Posso fare una cosa? No, sì, no, rho alla quarta, così non è tempo. D'accordo? Questo è uguale. Integrale tra 0 e 1. 3 rho al cubo non dipende da teta, lo stiamo fuori. 3 rho al cubo indietro. Ma non è solo indietro, ma c'è 2 pi greco. Di teta viene 2 pi greco. Per 2 pi greco. Indietro. Poi ragazzi, ci sarebbe rho alla quarta portata di fuori. Se indietro tra 0 e 2 pi greco, cosa è vero? Quanto fa? 0. La primitiva è il segno insieme tra 0 e 2 è uguale a 0. Idem, l'integrale rho alla quarta mezza portata fuori, l'esintegrale tra 0 e 2 pi greco, di segno di terra che vale 0. Il resto questa roba qui, che è uguale a 6 pi greco. Del rho allora non è greco. Del rho, sì. 6 pi greco, la primitiva di rho al cubo è rho alla quarta 4, quindi adesso 4.